E andiamo quindi a San Siro da Giovanni Scaramuzzino. Grazie Massimiliano e buonasera anche a Mario Rubato che ci assisterà alla parte tecnica con una vittoria aritmetica qualificazione per i rossoneri. All'andata in effetti fu netto il 5-1 a favore della formazione di Montella, una ripartenza fu quella dopo il 4-1 subito a Roma dalla Lazio 4 giorni prima in campionato e fu soprattutto al Prater la serata di Çalhanoğlu e di André Silva, titolari stasera, assente Suso a riposo precauzionale, pubblico non propriamente delle grandi occasioni, il rallentamento in campionato si ripercuote insomma anche sul palcoscenico europeo, i pienoni estivi nei preliminari sono lontani, buona la presenza di pubblico invece nel settore ospiti. La classifica: Milan 8 punti, AEK di Atene 6, Austria Vienna 4, Rijeka Fiume 3. In caso di pareggio ai rossoneri servirà un mancato successo del Rijeka Fiume impegnato ad Atene contro l'AEK per accedere comunque al turno successivo con una giornata di anticipo. Che cerca Austria-Vienna in vantaggio, clamorosa indecisione con Bonucci che ha spinto il pallone all'interno della propria porta. 21esimo minuto, sfortunatissimo il Milan su conclusione deviata nella propria porta da Bonucci, un clamoroso autogol che apre la strada al festeggiamento della formazione ospite che è andata al tiro in pratica in un'azione nata sul filo del fuorigioco, impressione che si trattasse di posizione regolare da parte dell'attaccante e poi Monshain che ha colpito in qualche modo il pallone, non sarebbe entrato dopo aver evitato Donnarumma, approssimativa l'uscita del portiere milanista e ha spinto il pallone nella propria porta nel tentativo estremo di evitare il gol in scivolata. Bonucci, quindi diverse responsabilità, bravo Monshain che da posizione defilata raso terra ha comunque tentato il tiro in porta, difficile stabilire se il pallone in ogni caso avrebbe concluso la sua corsa in rete, fatto sta che c'è stata la decisiva deviazione di Bonucci, tutto questo al 22esimo minuto, la nuova situazione a San Siro, Milan 0, Austria Vienna 1, nuovamente Liverpool. Non si può certo dire che sia un magic moment per Leonardo Bonucci, posto di dare il suo contributo. Il pareggio del Milan con Rodriguez, 27esimo minuto, Milan 1, Austria Vienna 1, Liverpool. 28esimo minuto, da 30 secondi il Milan ha pareggiato, bella iniziativa di Borini, cross all'interno dell'area di rigore, sfiorato probabilmente da un difensore o forse di testa dallo stesso André Silva, fatto sta che liberissimo sul secondo palo ha potuto controllare di sinistro Rodriguez e sempre col mancino indirizzare il pallone in diagonale in rete, non angolatissimo ma nulla da fare per il portiere Pense che pur sfiorando non è riuscito a intercettarlo e ad allontanarlo. Ancora Milan in avanti, Chessy, spigolo destro l'area di rigore, l'ex atalantino osserva la posizione di Biglia, tentativo di lancio per Musacchio che si è spinto in area di rigore, Chessy alto di pochissimo, vicino al gol del 2-1, la formazione di casa, conclusione di Chessy che ha sfiorato l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Pense che adesso è già pronto al rinvio. 29esimo Milan 1 Austria Vienna 1 Liverpool. 35esimo minuto 1-1, ancora forcing del Milan, André Silva, forse c'è fallo su di lui, in effetti se ne accorge l'arbitro e probabilmente arriverà anche un cartellino giallo, crediamo, nei confronti del difensore che si è reso protagonista, Salamon, dell'intervento falloso, esterno di contenimento sulla sinistra, una sorta di blocco stile basket nei confronti di André Silva. Qui la posizione è leggermente decentrata sulla destra, quindi potrebbe provare la conclusione in porta l'autore del gol del pareggio, ci riferiamo a Riccardo Rodriguez, vicino a lui c'è sempre Çalhanoğlu, adesso il portiere Pense, completo, vistosissimo come detto di color arancione per lui, sistema una barriera crediamo composta da 5 uomini, si allontana l'uomo più vicino adesso al pallone è Holzhauer, richiamato anche dagli inviti dell'arbitro appunto a disporsi ai 9 metri e 15, da non escludere anche un destro giro di Çalhanoğlu, ma ripetiamo la soluzione più probabile è il sinistro di Riccardo Rodriguez, parte lui in effetti il tiro, raso terra, sporcato André Silva, gol! Gol di André Silva, il Milan si porta in vantaggio, un rimpallo ha favorito il numero 9 autore all'andata di una tripletta e il Milan capovolge la situazione, porta alla nostra sinistra in 5 partite ha segnato in Europa League 5 gol, se il campionato italiano di Serie A per lui è irto di difficoltà, e il suo palcoscenico, la sua casa come direbbe Montella, è proprio l'Europa League. Al 36esimo minuto la nuova situazione allo stadio San Siro Giuseppe Meazza, Milan 2
Austria-Vienna 1, è stato bravo a intercettare quel pallone calciato raso terra da Rodriguez, il suo tiro è diventato un assist per André Silva, stop a seguire in qualche modo e poi conclusione di destro a rendere vano il tuffo del portiere Benz. 37esimo adesso, Milan 2, Austria-Vienna 1, nuovamente Liverpool. Il pallone, visto che ne arrivano pochi, Cutrone per il gol del 3-1 di testa, facile facile, ve lo racconteremo tra poco. 42esimo intanto a San Siro, Milan 3, Austria-Vienna 1, gol di Cutrone, linea Liverpool. Un'azione nata dalla caparbietà di Riccardo Rodriguez, il lancio in profondità, Borini quasi sulla linea di fondo ha crossato indisturbato, è arrivato di testa a Cutrone dopo che il pallone era stato allungato da André Silva proprio per Borini. Dicevamo, Borini, grande caparbietà di Rodriguez, grande precisione invece di Borini nel vedere libero, troppo dal punto di vista di un difensore, insomma, come Mohamed Kadri, che si è adirato con i compagni che avevano lasciato, ma lui non è esente da responsabilità, solissimo il colpitore di testa, porta alla nostra sinistra lato curva nord Cutrone, insomma se l'è presa con i compagni Mohamed Kadri. Borkovic gli ha chiesto tu dov'eri, polemiche a distanza mentre il gioco prosegue, il Milan conduce per 3-1, siamo entrati nel 44esimo minuto, punteggio che ci sta tutto per quanto stiamo vedendo, come uno schiocco di frusta nell'aria che invita il cavallo alla corsa, il gol di Monshine ha ridisegnato sul campo un altro Milan propositivo, incisivo, efficace al di là del valore tecnico dell'avversario che comunque era passato in vantaggio. Dalla bandierina sistema il pallone nell'area d'angolo Cialanoglu, particolarissima la rincorsa del numero 10, cross all'interno dell'area di rigore, Bonucci destro alto al volo, bellissima l'incursione di Bonucci che ha colpito il pallone da centravanti vero. Bonucci ha guardato la posizione del portiere a mezza altezza di destro, la sua conclusione ha sfiorato letteralmente la traversa nella stessa porta che l'aveva visto nel primo tempo sfortunato protagonista di quell'intervento in scivolata che in pratica aveva messo l'Austria-Vienna nelle condizioni di passare in vantaggio al minuto numero 21. Contropiede Milan, Cutrone, conclusione in due tempi, la parata di Benz, il tiro dal basso verso l'alto con Benz abile comunque a controllare il pallone. André Silva, pallone ancora per Riccardo Rodriguez, cross sul secondo palo, c'è il tentativo di Borini, il tiro, la respinta del portiere, poi allontana la minaccia di testa il difensore Borkovic che però subisce fallo, non apparisce il 4-1 Milan. André Silva 24esimo minuto, porta alla nostra destra lato curva sud, da tra poco per la descrizione della rete. Per il momento il nuovo punteggio Milan 4, Austria-Vienna 1, Liverpool. Qui siamo entrati nel 26esimo minuto, ma soprattutto è entrato nella porta di Benz il quarto gol del Milan, il secondo della serata per André Silva, che evidentemente ha qualcosa di personale nei confronti dell'Austria-Vienna, perché è vero che il suo sesto gol in 5 gare in Europa League, ma di questi 6 gol, bel 5, tripletta all'andata e finora doppietta nella gara di ritorno, li ha messi dentro proprio contro la formazione austriaca. È finito dentro la porta in scivolata anche Antonelli, ma senza toccare il pallone, quindi senza alcun dubbio sulla conclusione di destro di André Silva. André Silva che era scattato in posizione regolare, passaggio filtrante a cercare o lui o Cutrone che probabilmente, ma non era in posizione di fuorigioco, si è fermato per non partecipare all'azione, ha dato quel input a André Silva a credere nella conquista del pallone stesso, si è avvicinato colpendolo di destro, non una conclusione forte ma terribilmente precisa, raso terra alla destra del portiere, il pallone lemme si è infilato all'angolino e ha quasi protetto la sua corsa senza toccarlo Antonelli, che poi in scivolata appunto, ma quando il pallone aveva già oltrepassato la linea, è entrato a sua volta in rete. Ancora Milan in avanti, tentativo di controllo evitato il portiere, gol del 5-1 di sinistro e in pratica lo stesso punteggio dell'andata probabilmente diventerà risultato finale a San Siro. Doppietta personale anche per Cutrone che
in 4 partite di Europa League, ha segnato 3 gol, 5-1 a favore del Milan, un pallone rubato all'altezza dei 20 metri avversari, l'inserimento di Cutrone che adesso abbraccia idealmente il pubblico di San Siro. Locatelli bravo a spostare il pallone in profondità, intercettarlo, a lanciarlo a Cutrone, l'apertura alla sua sinistra per Antonelli che ha chiuso il triangolo con un passaggio bellissimo che Cutrone ha trasformato in rete di sinistro evitando il portiere. È finita a San Siro, Milan batte Austria Vienna 5-1, Milan qualificato. Adesso sarà Giuseppe Bisantis a dare la linea agli studi di Roma. Noi ringraziamo tutti voi per il cortese ascolto, Mario Rubatto per l'assistenza tecnica, Milan 5, Austria Vienna 1, risultato finale, linea a Liverpool.